Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti nel mio canale. Io sono Alex e per voi oggi presenterò un dispositivo molto innovativo. Si tratta di un convertitore di segnale che vi permetterà di giocare col volante dell'Xbox sulla PlayStation e viceversa. Ragazzi, una figata allucinante. Questo dispositivo si chiama DriveHub e si trova sul sito della Cronus Max. Metterò il link qui in descrizione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta e come funziona. Allora ragazzi, questa qua è la sua confezione di vendita. Rosso Ferrari, dispositivo veramente molto piccolo ragazzi, veramente molto piccolo, sta in una mano, con il suo cavo. Allora ragazzi, il dispositivo ha quattro ingressi: l'ingresso console, l'ingresso controller, l'ingresso per il volante e l'ingresso per gli eventuali accessori. E questo è uno. Il secondo, che è per il controller, colleghiamo il controller della PlayStation 4, l'altra estremità nel dispositivo, il terzo è per il volante. In questo caso io ho un Thrustmaster TX dell'Xbox. Questo è il cavo e andremo a connetterlo al dispositivo. Terzo. Per ultimo, se eventualmente avete un accessorio, che in questo caso io ho il cambio ad H della Thrustmaster, andrò a connettere questo. Allora ragazzi, dopo che avete inserito tutti e quattro i cavi, andremo a accendere la console. Adesso si calibrerà sia il dispositivo che il volante. Volante e dispositivo. Tutto fatto, molto semplice, molto veloce. Allora ragazzi, siamo qui su Assetto Corsa, andiamo a fare un giro. Andiamo a vedere soprattutto come funziona. La macchina è una quadrifoglio verde, una Giulia quadrifoglio verde, ovviamente. Cambio, funziona. Andiamo. Come spinge, una bestia sta macchina ragazzi, una bestia. Facciamo un giro a Imola con la Giulia quadrifoglio verde. Ricordiamo che stiamo giocando col volante dell'Xbox, che è un Thrustmaster TX sulla PlayStation. Spinge sta macchina ragazzi, come spinge! Andiamo! cinquecentodieci cavalli, trazione posteriore, motore anteriore, ragazzi, una bestia!
Finiamo il giro. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, lasciate un polliciotto in su e iscrivetevi al mio canale. Ricordate di attivare la campanellina per i miei prossimi video. Alla prossima, ciao!